è un docente universitario dell'Università di Messina, è il professore Francesco Pira. Eccolo qui. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. Hanno anticipato un pochettino tutto quello che lei fa durante la sua professione di sociologo, un pochettino lo studio della rete, e soprattutto cerca di insegnare non solo ai giovani, ma anche agli adulti l'uso consapevole di questo meraviglioso strumento. Beh sì, poco fa è stato citato Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi ha detto una cosa recentemente molto interessante, che la nostra è una società dove contano più le conoscenze che la conoscenza. Ecco, la rete poteva essere una grandissima occasione per condividere conoscenze, invece è diventato un luogo dove l'odio viene seminato tutti i giorni, dove gli haters vincono su quella che può essere invece quello che può essere un messaggio positivo. Il sindaco sarà anche testimone che molto spesso, quando i cittadini non sono d'accordo su qualcosa, ma scrivono su Facebook e non vanno invece in comune a lamentarsi. Quindi credo che questa cosa è molto importante. Classici leoni da tastiera. Sì, sono loro, ma poi stanno accadendo tante cose terribili. Pensate che la scuola è iniziata da pochissimi giorni e già ci sono tre ragazzi, due sono morti di 15 anni e una in fin di vita, che hanno tentato il suicidio, che si sono suicidati. Ed è un numero che cresce giorno dopo giorno, perché i nostri ragazzi, i nostri bambini sono sempre più fragili e hanno bisogno di incontrare persone, di coltivare relazioni più che coltivare connessioni. E questo è l'aspetto più deteriore che a volte la rete. Infatti noi ci siamo conosciuti proprio in ambito di questa problematica, no? Con le trasmissioni di Francesco Nania, io da insegnante spesso parlavamo di questo tema del cyberbullismo e del cattivo uso dei social e anche dei mezzi informatici, ma la mia curiosità è come si inserisce la sociologia all'interno del premio Apoxione, no? E se c'è qualcosa di personale a livello familiare, professore, che la lega particolarmente a questo mondo? Questa è una domanda complessa, però rispondo con molto piacere. Intanto noi con Colonnella Nania abbiamo fatto diversi progetti, alcuni in Italia, altri all'estero, penso per esempio al convegno dell'Università di Wrocław, dove io sono docente Erasmus, e convegni dove non abbiamo parlato soltanto di legalità, ma abbiamo parlato per esempio dei nuovi codici dei nuovi linguaggi della mafia. La sociologia è una scienza che studia la società, la sociologia della comunicazione, quella di cui mi occupo, cerca di capire appunto quelli che possono essere i nuovi codici, quelli che possono essere i nuovi linguaggi. E devo dire che il premio Apoxymen sta veramente, oltre ad aumentare di prestigio anno dopo anno, sta veramente contribuendo a dare un segno molto importante, di questo ringrazio il colonnello Nania, non soltanto verso quello che può essere più facile da veicolare come il cinema, la fiction, ma anche l'idea che legalità significa dire no al femminicidio, significa dire no al sexting, significa dire no al body shaming, significa dire no al revenge porn, tutte derive della rete che in qualche modo possono rovinare i nostri ragazzi, possono completamente spezzare i sogni dei nostri ragazzi. Penso ai bimbi che sono morti durante il lockdown perché per inseguire una sfida su TikTok si sono impiccati e hanno perso la vita. Ecco, io rivolgo a loro questo applauso. Per parlare della mia famiglia, io sono nipote di un maresciallo della polizia che mi ha insegnato alcuni valori importantissimi. Ho perso mio papà a 13 anni, quindi per me è stato un po' mio papà, e quando lo vedevo in divisa mi spiegava sempre che quella divisa aveva come interiormente un significato di grande senso del lavoro, non solo quello proprio, ma anche degli altri. Grazie professore, che in mano qui ho uno dei 30 saggi, l'ultimo scritto dal professore Francesco Pira, Figli delle App, le nuove generazioni digital popolari,
e social dipendenti. Io invito a leggere questi libri, tra l'altro grande successo anche di questi Figli delle App, ha scopiazzato un pochettino la canzone degli anni 80, Figli delle Stelle, c'è cioè, questo collegamento tra la canzone di Alan Sorrenti e questo libro, il titolo di questo libro. Scopiazzato, in realtà non avevo molta fantasia sul titolo da fare, eravamo in pieno lockdown e il mio editore mi diceva dobbiamo trovare un titolo originale perché le librerie sono chiuse. E allora accadono quelle cose strane, accendi la radio della macchina e Alan Sorrenti canta questa canzone, 43 anni di successi, e appunto è figli delle app sono i figli dei figli delle stelle, quindi noi figli delle stelle siamo i genitori di questi figli delle app che hanno un'applicazione per qualunque cosa. Io voglio donare questo libro al colonnello Anania sia per il suo senso di legalità e anche perché voglio lanciare questo appello, attenzione, i bambini, sindaco, i ragazzi, anche se non votano, anche se non li votano, sono degli esseri umani e dobbiamo occuparcene. Grazie. Grazie, premio della categoria sociale al professore Francesco Pima, premia la sindaca Margherita Scarpellini.